Oggi abbiamo ancora troppi casi di infezione da HIV. Chiaro che non sono più i casi di 20, 30 anni fa, ma in Italia avere ancora 2-3 mila casi l'anno non è accettabile. Noi bisogna lavorare su due pilastri. Il primo pilastro sicuramente è quello di trattare tutte le persone con infezione da HIV. Oggi abbiamo dei farmaci potenti, efficaci, ben tollerati, che possono portare a zero la carica virale, quindi impedire alle persone con infezione da HIV di contagiare altre persone. Quindi il primo obiettivo è curare al meglio le persone che hanno l'infezione da HIV per farle vivere meglio, per farle vivere a lungo, ma soprattutto per non contagiare le altre persone. Il secondo punto però è la profilassi, pre-esposizione. Questa è una novità degli ultimi anni. Abbiamo a disposizione al momento una compressa che si può fare tutti i giorni o una compressa che si può fare on demand, cioè ovvero alla bisogna, che previene, se assunta correttamente, che previene l'infezione da HIV anche in quelle situazioni, in quei rapporti sessuali tra uomo e donna, uomo e uomo, dove non si usa il preservativo. Ecco, io se dovessi fare una campagna di prevenzione, di sostegno all'abbattimento efficace del numero di casi di infezione da HIV in Italia, poggerei su questi due pilastri: da una parte trattare tutte le persone con l'infezione da HIV, dall'altra parte somministrare la PrEP a chi si ritiene a rischio e a chi riteniamo a rischio. Si può vivere con HIV, sì, si può vivere con HIV, si può vivere con HIV a patto di seguire le indicazioni del proprio medico curante, a patto di prendere la terapia tutti i giorni, quotidianamente. E così, nella giornata mondiale dell'HIV, mi piace portare questo esempio, questa giovane ragazza che seguo da ormai 30 anni, da quando era piccola e io ero appena laureato. Contagiata dalla mamma per via perinatale, scoperta poi nell'84-85 quando arrivarono i primi test a disposizione, che oggi, quest'anno, ha compiuto 40 anni. Quindi questo è un messaggio positivo. Voglio dire che l'infezione da HIV, se adeguatamente riconosciuta e adeguatamente trattata, può portare a lunga sopravvivenza. Quasi, dico quasi, ma questi numeri saranno poi smentiti, nel senso che molte persone con HIV arriveranno anche a 80 anni, arriveranno anche a 90 anni, alla stessa età, ma avranno la stessa aspettativa di vita delle persone con infezione da HIV. Sì, sicuramente Asimov, uno perché sono un appassionato di libri, due perché è sicuramente una personalità unica nel suo genere, anche per la sua scrittura innovativa, anche per la sua scrittura fuori dagli schemi dell'epoca in cui ha vissuto, e per capire meglio un po', non tanto l'Asimov paziente, perché di Asimov pazienti io ne ho molti del mio ospedale, ma l'Asimov scrittore, ecco, un lato che spesso trascuriamo dei nostri pazienti, ma che forse scoprire che lavoro fanno, con quale attitudine, se gli piace, potrebbe essere un aspetto interessante anche del nostro lavoro.